Per garantire un taglio pulito e una foratura ottimale, raccomandiamo di adagiare la lastra su un banco da lavoro con profilati in alluminio delle dimensioni adeguate alla lastra da lavorare. Questo tipo di banco è infatti in grado di garantire la stabilità e la planarità necessaria della postazione di lavoro. Fissare la barra di taglio per mezzo delle ventose, in modo che la rotellina d'incisione sia in corrispondenza del taglio da effettuare. Iniziare incidendo prima entrambe le estremità per una lunghezza di circa 2-5 cm. Completare l'incisione della lastra per tutta la sua lunghezza, avendo cura di mantenere costanti velocità di taglio e pressione sull'incisore. Spostare la lastra sul banco in modo da far sporgere la linea di incisione di circa 10-15 cm. Procedere con lo spacco utilizzando la pinza troncatrice su entrambe le estremità, poi proseguendo con la troncatura durante la linea di incisione. Con un tampone o un pazzo diamantato, eliminare il filo tagliente della piastrella. Segnare con una matita il taglio da effettuare. Con un flessibile equipaggiato con disco diamantato, procedere con il taglio della lastra lungo la linea tracciata. Per prima cosa, segnare con una matita il foro rettangolare da realizzare. Con un trapano con una punta diamantata di 6-7 mm e con la funzione percussione disattivata, iniziare incidendo la lastra con un'angolazione iniziale di circa 75 gradi. Procedere poi con il foro, imprimendo una pressione costante e facendo oscillare lentamente il trapano. È molto importante tenere bagnate con acqua sia la punta che la lastra. Con un flessibile equipaggiato con disco diamantato, procedere ora con il taglio lungo la linea tracciata. Con una fresa diamantata, iniziare il foro incidendo la lastra con un'angolazione di circa 75 gradi. Raddrizzare lentamente il trapano, continuando a farlo oscillare con cautela e avendo cura di mantenere sempre bagnate sia la fresa che la lastra. Tramite l'apposito accessorio da montare nella barra di taglio, iniziare la giollatura della lastra. Procedere lentamente e con una velocità costante lungo tutto il bordo della lastra. Rifinire infine con un tampone o un pazzo diamantato i bordi taglienti della lastra.